Oh, finalmente 5 settembre abbiamo per la prima volta Minecraft Xbox One. Quindi, ragazzi, ve lo voglio far vedere giustamente. Anzi, prima di tutto, bella ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Questo video ve lo sto facendo direttamente venerdì 5 settembre perché è uscito il nuovo Minecraft, il Minecraft per Xbox One Edition, che è veramente un gioco di ottima carattura. Come sappiamo, si è già confermato su 360, poi è andato su PlayStation e finalmente lo vediamo su Xbox One, cioè su Next Gen. Ragazzi, da quello che dicono, ci sarà la possibilità di avere un mondo 16 volte più grande. Oltre al mondo di 16 volte più grande, ci sarà la possibilità di avere 16 giocatori. Io mi auguro magari che nei momenti successivi mettano anche, non lo so, la possibilità di giocare un Hunger Game, di giocare un survival tosto, roba del genere. Quei vari minigiochi, cioè minigiochi per modo di dire, che sono presenti anche sulla versione PC. Quindi ragazzi, vediamo un attimo cosa mi offre il nuovo Minecraft. Come sappiamo, a parte il mondo, vorrei vedere le skin che stanno offrendo, che sono queste. Sì. Più o meno, fa vedere, sono le skin classiche che ci sono anche su 360. Adesso voglio vedere se io buono così, ragazzi, perché tutto a pagamento, vaffanculo. Ho detto che si poteva recuperare qualcosa, invece non si può recuperare una minchia. Vabbè, lo vedremo sul momento. 2, minchia, 2 euro, porca puttana. Allora, lasciamo perdere. Texture 0,99. Ok, sono ok. Sì, 0,99. Vabbè, finché sono 0,99. È questo. Ok. Bellino. Vabbè, finché sono 0,99 vanno anche bene queste texture. Non riprendo la plastic pack perché l'ho già presa su 360. Lasciamo perdere. Ma sai che prendo questa qua? Fantasy, sembra bellino. Sembra molto carino. Il problema sarà ovviamente riconoscere i vari materiali, che è sempre quella cosa la più difficile. Che cazzo. Poi i mashup, che sono quello di Halo, 3,99, ecco, i mashup costano un po' di più. E Mass Effect, Skyrim e Halo, che non prenderò perché non mi piacciono. Ma andiamo a vederci i mondi, ragazzi. Ho fatto recupero e salvataggio su 360, guardate cosa mi dice. Nessun salvataggio su 360 trovato. Dimmi dove cazzo li vuoi trovare, vorrei capire. Vabbè, andiamo su crea un nuovo mondo. Andiamo su creativo, ovviamente, ragazzi. Lo vediamo un attimo in creativa. Anzi, va, visto che ci siamo, andiamo su questi mondi già creati. Vado su creativa, screativato. Andiamo su relax. Anzi, andiamo su difficile, tanto è uguale. Ovviamente, parità online. Qua possiamo scegliere parità online direttamente qui. Allora, resta mondo, privilegio, stile, vita. Ok, sempre le solite cose. Perfetto. Andiamo, partiamo subito con carica, vediamo cosa. Versione di prova, pagato testo. Ok, vabbè, vaffanculo, la solita cosa, ragazzi. Vediamo quanto tempo ci mette a caricarmi. Si dovrebbe metterci poco. E infatti, non ci mette poco. Anzi, invece sì, vedete, ragazzi. Allora, vediamo. Grazie, ma veramente, guarda, come se non sapessi una minchia. No, oh, dai, non me ne frega un cazzo. Dammi la mappa. Un po' pochettino più grandicino. Vediamo. Facciamoci un giro, ragazzi. Minchia, è gigantesco. Cos'è sta cosa? Ah, è quello di Halo. Dove sta mappa? Sì, è quello di Halo. Però queste cose sono costruzioni veramente fighe. La pietra, vabbè, la classica sabbietta arancione, la terra arancione, in questo caso perché siamo su Halo. Piattaforme. Navicelle che sono precipitate. Vediamo, minchia, è grande però. No, veramente, ragazzi, è bella grande sta cacchio di mappa. Va a vedere. Guardate quanto cazzo è grande. Non è per niente piccolo, anzi, qua sicuramente potremmo creare molte più cose. Spero che ci siano molti più villaggi. Io vi sto facendo vedere la versione di prova con Halo, con le skin di Halo, eccetera, il mashup di Halo. Quindi, minchia, ragazzi, non finisce più. Veramente gigantesco. Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa che andiamo a vederla? Ah, è forse l'animazione. Che cazzo è? Sembra una specie di Torre Eiffel. Vabbè, guardate, ragazzi, la mappina. Io ve lo sto facendo vedere. Quando cammino, guardate quanto è lente. Cioè, adesso io la taglio. Io tagliamo. Facciamo così, tagliamo, facciamo un taglio in mezzo, così non riesco neanche a farvela vedere. Anzi, forse riesco a farvela vedere, guardate.
Guardate quanto tempo ci mette a percorrere la mappa, è veramente una cosa enorme. Super portale del land. Ok, anche la tosse ci si mette. Vedete ragazzi, è gigantesco, è una cosa. Guardate la foresta, la giungla. È enorme. Mamma mia che figata. E poi ci sicuramente si potrà salire in cielo. Che cazzo è sta cosa? Ma cos'è buggato? Non si capisce. Come fa? Ah, uno e due. Ah, bello. Due montagne collegate da un filicino di terra, non si sa che cosa sia. Comunque sì, è bella grande, mi piace. Vabbè ragazzi, io più o meno volevo farvi vedere in anteprima Xbox One e Minecraft, però come potete vedere non ci sono grandi differenze. Anzi, dai, la differenza maggiore che si può notare, la differenza maggiore è la grafica, ragazzi, perché si vede che è pompatissima, 1080p. Giusto perché Minecraft fa della grafica il suo punto di forza. Da quale parte non si sa, però vabbè. E come potete vedere, il gioco io lo aspettavo da tantissimo tempo su Xbox One, vi devo dire la verità. Lo stavo aspettando ta da tantissimo tempo perché mi ero un po' stancato, come vi ho detto anche nel video precedente, dei giochi che avevo, perché rigioca, 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 rigioca e prende un po' le palle. Mi mancava Minecraft e proprio tornavo su 360 per giocarmelo, visto che comunque sia è uno dei titoli miei preferiti. Non perché è Minecraft, cioè anche perché è Minecraft, ma perché è creativo. Create le case, giocate con i vostri amici. Sicuramente i vostri amici lo prenderanno, o anche voi lo prenderete. Mi ecco un po' di laggate, va bene. La mia connessione va a puttane ora. Ah, ecco, puoi produrre semiligrano stranamente, col motivo. E quanto costa, ragazzi? Allora, io, se non sbaglio, ho visto 16,99 o ho visto 19,99. Però, se avete comprato già la versione per 360, dovrebbe costarvi 5 euro, cioè 4,99 euro. Quindi, per chi avesse voglia di prenderselo, magari, bello, una frattura. Figol! No! Guardate ragazzi! Anche sottoterra! Ci sono i funghi! Che figata! Bellino! I funghi bianchi! Ah vabbè, siamo su altro. Dove sono l'altro? Ok. E quindi 4,99 euro, ragazzi. Se avete già preso per 360, prendetevelo anche per Xbox One, visto che sicuramente l'avete apprezzato anche lì, sulla old gen, sulla piattaforma vecchia. Boh. Io questo video più o meno ve lo faccio per, diciamo, farvi vedere questo nuovo Minecraft nuovo, che non ha niente di nuovo, ragazzi. È solo più bello, nel senso che è più largo, più grande, mondo molto più grande, e dovrebbe garantire magari maggior spazio per le vostre costruzioni. Quindi, ragazzi, da Curanotate è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Io spero di creare più presto un mondo su Xbox One, perché adesso lo giocherò principalmente qui, perché voglio vedere un pochettino cosa hanno messo di nuovo. Se non, forse non hanno messo nulla, magari hanno messo dei piccoli particolari che troverò. Boh, non lo so. E sono veramente felice che abbiano messo un titolo del genere, perché cambia, diciamo, le sorti. Perché mi stavo un po' annoiando a giocare su Xbox One, ve l'ho detto, per i pochi titoli che stavo offrendo. Adesso uscirà Destiny tra poco, uscirà anche Call of Duty, uscirà l'altro gioco, ragazzi, uscirà, come si chiama? Forza Horizon 2. Ne usciranno tanti altri, uscirà FIFA ragazzi, 15, anche quello bisogna prenderlo. E quindi questo mi dà un pochettino di sbocco, uno sbocco d'aria per giocare nuovamente Xbox One come prima. Quindi da Curanotate è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!